quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. Si incontrano quest'oggi la Gelbison e la SD Putuelana Inter Napoli. Intanto la partita è iniziata. Di Filippo, Persica, bella la giocata, palla rimessa, Panarelli non ci arriva, commette anche fallo. Con Pastore, allarga per Manco, Manco se ne va sulla fascia, mette al centro, arriva il numero 11 Fioretti, che ruba il tempo a Di Filippo e per poco non beffa Caro Tenuto. Ancora Di Filippo, riesce ad appoggiare, palla, ancora mischia in aria sulla conclusione di Pezzullo, non si è riuscita a coordinare Tedesco. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Pezzullo riesce a mettere al centro, traversa di Esposito, miracolo, miracolo anche del portiere De Spuces. Ancora De Lucia, si inserisce Fioretti, conclusione velenosa questa volta per Grimaudo per Di Filippo, riesce a mettere, viene anticipato, anzi è proprio Esposito che non riesce a coordinarsi sulla palla. Tricarico, Manco, va fuori Manco, fallo su Di Filippo, vediamo che succede un parapiglia, tutti a protestare, bisognerebbe stare calmi invece, vediamo se si calmano gli animi. Sulla palla c'è il numero 4 Napolitano, palla in aria, fuori gioco, ma che pericolo. Visciano, palla a liberare, non riesce Tedesco, palla per il numero 4, gol, ha segnato la Putuelana, si è fatta trovare impreparata ancora una volta la Gelbison e la Putuelana passa in vantaggio. A liberare, è finita, la Putuelana espugna il Giovanni Mori di Valle della Lucania, la Gelbison perde ancora una volta tra le mura amiche.